Signori, buonasera. Siamo presso il Circolo della Stampa, siamo in compagnia del dottor Amalio Santoro. Questa sera l'associazione culturale Fausto Addesa, di cui è uno dei componenti, credo anche dei fondatori, il dottor Santoro, presenteranno e dialogheranno con la comunità civile avellinese su un tema attraverso anche una figura eminente, quale quella del professor Manlio Lorito dell'Università Federico II, su un tema importantissimo, scienza e politica. Perché la scelta di questo importante tema, insomma, e attualissimo tema? Prego, Ma dottore. perché innanzitutto con l'associazione, per ricordare anche l'impegno di Fausto, ci siamo, come dire, riproposti di restituire argomenti al dibattito pubblico. E questo tema, una relazione decisiva tra la scienza e la politica, ci sembrava di assoluta attualità. Siamo ancora nella coda della pandemia, abbiamo di fronte i drammi della guerra. Vediamo cioè da un lato i progressi della scienza, la potenza della tecnica, dall'altro anche le difficoltà della politica che fa fatica a fare sintesi. Abbiamo visto in questi anni la crisi profonda delle vecchie ideologie, siamo passati, come si dice, forse troppo in fretta dal tutto al niente della politica che talvolta si è ridotta a mercato, a gioco del potere. E non a caso le comunità, l'umanità direi, si è affidata alle risorse della scienza, che ci hanno tirato fuori anche dal Covid. Quindi grandi possibilità della scienza e della tecnica, ma la scienza ha anche i suoi nemici. Senz'altro. Populismi, i nazionalismi, gli interessi di pochi, quindi Una le grandi. scienza più per il bene comune. Questo è il punto. Credo che dovremmo tutti far memoria anche della lezione della pandemia. Credo che anche la scienza, dopo che ha cambiato in meglio la vita di tante persone, deve, insieme a una politica rinnovata, riqualificata, puntare a coloro che sono rimasti indietro. Dobbiamo un po' cambiare il punto di vista, perché poi, come vediamo, il pianeta aggredito talvolta sembra vendicarsi. Si parte quindi dalle fragilità, anche dai territori più in difficoltà, quindi dal Mezzogiorno. Noi stasera abbiamo l'opportunità di avere il rettore della Federico II, che è un grande avamposto di cultura, direi di cultura democratica nel Mezzogiorno e non solo. Siamo ormai agli 800 anni della fondazione. Nei giorni scorsi è stata pubblicata una bellissima lettera proprio dell'imperatore Federico che preannunciava la fondazione dell'istituzione, una lettera di straordinaria attualità che serve anche per noi delle zone interne, per riflettere sulle difficoltà delle nuove generazioni che hanno grandi opportunità ma anche grandi disagi. Noi stasera con il rettore vogliamo anche parlare dell'Irpinia, quindi Perfetto. c'è Napoli, c'è bisogno di un rapporto positivo con Napoli e con la zona costiera, ma dobbiamo anche difendere e rilanciare quello che c'è. Ad esempio, c'è una proposta su cui si sta discutendo, avanzata proprio dalla Federico II, di costituire in Campania, sulla spinta anche dell'iniziativa governativa, un grande polo agritech. Noi abbiamo la facoltà di enologia, Sì, abbiamo il certo. CNR, abbiamo strutture importanti, va nascendo un'agenzia per la forestazione in Alta Irpinia. Credo che potremmo provare a mettere insieme queste risorse, queste opportunità per costruire anche qui in Irpinia un polo di eccellenza nella ricerca in agricoltura, che poi è un po' una carta importante che noi possiamo giocare. Ci serve Valorizzare ciò che abbiamo ciò e che creare abbiamo e ci prospettive di serve lavoro. anche, certo, costruire un rapporto positivo con Salerno, con l'Università di Chiaro. Salerno, ma non ci basta questa strategia solo difensiva, serve aprirsi Ne abbiamo passando per tutti i Napoli. mezzi e la Non c'è natura, dubbio, no? possiamo lavorare a un progetto Irpinia per offrire una Per offrire. possibilità di futuro alle nuove Grazie, generazioni. Questo è un po' grazie. l'obiettivo della serata, Grazie, insomma, ragionare su questo. buon lavoro, dottore, Grazie, grazie buon a lavoro. lei. Abbiamo il piacere di avere il direttore dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, il dottor Antonio Limone. Dottore, lei farà un intervento questa sera, credo, no? Introduttivo, presenterà, credo, il professore universitario Lorito, che tra poco
arriverà. Il senso pregnante di questo incontro che terrete questa sera dell'Associazione Fausto Addesa. Prego. Beh, il punto vero della nostra discussione verte insomma di fronte a una grande sfida. I tempi nuovi che ci aspettano non sono facili. Noi avremo i cambiamenti climatici da gestire, l'antimicrobico resistenza, la desertificazione di questo pianeta che costringerà delle migrazioni a alcune popolazioni di questo globo. Avremo il problema della risorsa acqua, la diffusione delle malattie da vettore, con gli insetti che sono letali. Sì. Tutto questo significa affrontare le sfide. Oggi più che mai, da quando insomma il nostro viaggio di umanità è nato fino adesso, io credo che la politica e la scienza debbano avere la capacità di costruire un binomio indissolubile. Farlo con l'etica che appartiene alla onestà intellettuale di chi vive la scienza e di chi agisce in politica oggi è una necessità. Concretamente, per la nostra città, che ha potenzialità e anche istituzioni valide, no? Rispetto alle problematiche di sviluppo. Immagino un istituto enologico, immagino qualche università, no? A vocazione agricola. Come vede il futuro di questa città e del Mezzogiorno rispetto alle problematiche e alle prospettive che ora concretamente proporrete questa sera, questa grande scommessa, insomma? Io la vedo un po' come l'ho sempre vista, per qualche verso. Noi abbiamo messo troppo rapidamente in soffitta alcune razze zootecniche che invece rappresentavano una grande risorsa. Noi siamo un popolo di pastori. Dovremmo avere, senza nostalgia del passato, ma la capacità di capire che alcune piccole produzioni locali vanno potenziate. Penso a tutta la bellezza paesaggistica, ma anche alla zootecnia delle aree interne come volano di sviluppo. Penso alla Latigauda, alla Bagnolese, pecore che possono ancora darci molto. Avevamo illusoriamente immaginato che la industrializzazione delle aree interne fosse l'occasione di sviluppo che ci consentiva di uscire fuori dalla incapacità di trovare occupazione per i nostri giovani che se ne vanno via. Invece bisognerebbe puntare in modo più realistico a quello che sappiamo e che possiamo fare. Credo che avere in questa provincia una visione lucida su quello che può essere il recupero di alcuni territori in una chiave moderna di agricoltura di precisione, di zootecnia di precisione, sia la vera prospettiva, perché l'innovazione messa al servizio di un campo così come quello dei vini, che oggi per noi rappresenta un'importante risorsa. Certo, non ci possiamo dividere nelle beghe, nei consorzi, non possiamo vivere una divisione tra produttori. Le attività consortili promuovono la scienza al servizio delle produzioni e la vera prospettiva. Farlo in quest'ottica, con un po' di buon senso e anche buona volontà, probabilmente può rappresentare anche per l'economia di questo territorio una grande occasione. Senta, se le dicessero, come espressione autorevole naturalmente, la sua figura del Mezzogiorno, no? Essendo direttore generale di un istituto zooprofilattico, cosa vede per la nostra provincia concretamente? Un polo universitario, un polo tecnico? Dica lei. Sicuramente la conoscenza più approfondita in campo enologico, quindi con una grande operazione universitaria che polarizzi qui, questa attività la vedo bene. Quindi tutto quello che riguarda l'enologia dovremmo costruirlo in questa provincia, perché abbiamo competenza, tradizione, grandi vigneti ma anche grandi cantine che possiamo costruire anche insieme a una nuova generazione di enologi. C'è una buona associazione degli assoenologi, quindi di professionisti al servizio di un comparto che è in crescita. Perfetto. Ed è una delle cose che vedo come prospettiva. E poi il rilancio delle piccole produzioni locali in Altirpinia, secondo me, rappresenta un momento importante di economia. Fare di questa fascia più cittadina, più vicina agli snodi autostradali, la vetrina di quello che produciamo. In un triangolo virtuoso dove inserisco anche il santuario di Montivergine con un rilancio attrattivo di alcuni alimenti di produzione, una fascia del Partenio che potrebbe cominciare a mettere in vetrina i suoi prodotti, il suo sottobosco, i suoi funghi, i suoi salumi.
Questa è un'economia che va costruita, penso che questo processo non può non appartenere alla politica, a chi ha costruito finora queste prerogative per metterla a servizio in territorio e crescere insieme. Grazie per tutto quello che farete per noi, per il Mezzogiorno d'Italia. Grazie, e per Avellino naturalmente. Grazie, a lei. Grazie per avercelo chiesto. Grazie.